dicono i tarocchi. Salutiamo anche la nostra Roxy. Partiamo con la scelta del testimone. Vediamo la scelta del testimone. Partiamo con il Buddha. Prima stesa il Buddha. È vicino a te, ma non lo vedi. L'amore è vicino a te, ma non lo vedi. Seconda stesa la piramide. Seconda stesa la piramide. E terza stesa la stele. Quindi partiamo. Buddha, piramide o stele è vicino a te, l'amore, ma non lo vedi. Buddha, piramide o stele. Allora, vediamo un po', partiamo con la prima stesa, che è quella del Buddha. Nel frattempo metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. E seguimi su tutti i canali YouTube. Partiamo con la stesa del Buddha. L'amore è vicino a te, ma non lo vedi. Mescoliamo le carte, vediamo cosa ci dicono i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. L'amore è vicino a te, ma non lo vedi. Scegliamo le prime tre carte e vediamo un po'. Allora, beh, diciamo che sì, perché c'è un inizio. Quindi un inizio rappresenta comunque una situazione vicina a te. È una persona che apparentemente può sembrare un po' con la testa tra le nuvole, ma poi ha una sua solidità. Potrebbe essere una persona magari allegra, sorridente. Salutiamo anche Deborah. Potrebbe sembrare una persona allegra, sorridente, una persona giocosa, che però ha una solidità. Ricordo che i tarocchi utilizzano la sincronicità, cioè il fatto che, e li utilizzava anche il grande psicanalista svizzero, li utilizzava il grande psicanalista svizzero Carl Gustav Jung, ma anche Jodorowsky, quindi rappresentano un po' un modo per rappresentare questi eventi sincronici. Quindi vicino a te ci può essere una persona con la quale puoi iniziare qualcosa. Non la vedi perché è una persona solida, ma apparentemente sembra invece una persona giocosa, scherzosa. E per cui magari non ti rendi conto perché magari può scherzare con te, può sembrare anche, e quindi non ti rendi conto che invece interessa a questa persona. Mescoliamo le carte. Ti appare superficiale, ti appare magari una persona poco, ma in realtà è una persona che ha una sua solidità e alla quale interessi. Vediamo un po' cosa ci dicono anche gli arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia. Beh, viene fuori, diciamo, beh, intanto la regina di coppe potresti essere tu se sei donna, oppure potrebbe essere la persona che ti interessa se sei uomo. Diciamo, abbiamo anche il re di spade che rappresenta un personaggio trasgressivo, ma anche solido, c'è questa ambivalenza, no? Ecco, quindi non lo percepisci come amore giusto perché si comporta magari in modo trasgressivo e quindi pensi che potrebbe essere una persona poco, diciamo, di poco valore. In realtà è una persona che ha un suo valore, è una persona che ha sue caratteristiche positive. Vediamo un po' che cosa ci dicono le sibille di Lenormand, le sibille di Lenormand che ci danno qualche informazione più specifica sul tipo di persona, ci danno qualche informazione più specifica sul tipo di persona. Mescoliamo le carte e vediamo cosa ci dicono le sibille di Lenormand. Tagliamo le carte e vediamo un po'. Allora, bene, abbiamo il cavaliere, l'ancora e la nave. Allora, interessante questa stesa perché il cavaliere rappresenta una persona, diciamo, magari anche straniera o comunque di un'altra nazione, di un'altra regione, insomma, ma comunque una persona intelligente, intuitiva, impulsiva, riservata, magari di origine anche straniera, magari no. La nave rappresenta comunque un viaggio, nuove prospettive, ricchezza, progresso, quindi
Potrebbe essere una persona che apparentemente magari potrebbe essere lontana, potrebbe essere diciamo in viaggio, non lo so, una persona che viaggia spesso e quindi tu non fai affidamento su questa persona, però in realtà è una persona che ha un'ancora di sicurezza, di stabilità. Quindi quello che viene fuori da tutti i tarocchi più o meno, salutiamo anche Betty Cottage. È più o meno questa, diciamo, narrativa, se vogliamo, di una persona che tu non noti perché ha alcune caratteristiche che sono un po' diverse rispetto a quelle, diciamo, che puoi pensare tu. Mescoliamo le carte e vediamo, vediamo un attimino cosa ci dicono i tarocchi. Zen di Osho, vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, abbiamo una figura che è una figura imprevedibile, è venuto fuori di nuovo il matto, una figura imprevedibile, devi imparare a prenderti il tuo tempo, a rimandare un pochettino e connetterti con la tua fonte interiore. Ecco, queste sono le cose che devi fare. Se vuoi realizzare, quindi ci saranno possibilità, la persona c'è, devi soltanto, diciamo, renderti conto che la superficialità apparente che ha questa persona in realtà è appunto apparente, perché è una persona solida. Vediamo la seconda stesa per chi ha scelto la piramide. Vediamo la seconda stesa per chi ha scelto la piramide e vediamo un po', partiamo dai tarocchi, dagli arcani maggiori dei tarocchi. Quando ci saranno poi i tarot, vedremo come andranno le cose. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi Zen di Osho. No, dei tarocchi. Allora, beh, qua diciamo che le cose non vanno per il verso giusto, diciamo. Probabilmente non c'è ancora una persona. O comunque ci può essere una persona che però ha un giudizio negativo nei tuoi confronti, tutte carte rovesciate, quella dritta è la luna. Quindi se tu pensi a una persona, questa persona ha un cattivo giudizio su di te, gli eventi, diciamo, dell'universo non faranno girare questa storia ed è una persona comunque nel suo alone di ambiguità. Quindi non ci sono, diciamo, i presupposti affinché questa persona, questa storia possa iniziare, quindi le persone che sono attorno a te non ti danno l'opportunità di poter vivere l'amore fondamentalmente, quindi devi resettare, guardare oltre e magari troverai altre persone che potranno essere permetterti di vivere una relazione sentimentale affettiva, sicuramente non queste persone che attualmente tu conosci e con le quali stai interagendo. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Cerchiamo di avere anche una informazione sui tarocchi di Marsiglia. Allora, beh, abbiamo, diciamo, delle carte interessanti, però che vanno a certificare più o meno quello che è accaduto. Quindi abbiamo la Torre. La torre che ti fa dire che la relazione finisce o non inizia neanche, quindi è un no, diciamo, no, attualmente non hai persone attorno a te che potrebbero rappresentare l'amore della tua vita o comunque una persona importante. Quindi perché hai scelto la piramide, la negazione c'è. Vediamo ancora le sibille di Lenormand, cosa dicono? Allora, vediamo un po' le sibilline normali. E in effetti quello che viene fuori è più o meno, come dire, conferma, perché abbiamo il serpente, abbiamo l'albero e abbiamo l'incrocio. Cioè sarai posto davanti a un incrocio, quindi dovrai fare delle scelte, delle decisioni, prendere delle decisioni, però diciamo che il serpente non è comunque un buon segno perché è una persona che ha cupidigia, vizi, insomma, probabilmente le persone che incontrerai hanno un po' di queste problematiche. L'albero rappresenta le radici, quindi dovresti ancorarti un po' alle tue radici e
e dovrai scegliere, fare una scelta breve. Fare una scelta breve, se si tratta di tenere questa persona, probabilmente non tenerla o pensarci, ma questa sicuramente non è la persona che fa il caso tuo. Vediamo cosa ci dicono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho? Che cosa suggeriscono i tarocchi Zen di Osho? Allora, non devi aggrapparti al passato, cerca di vivere la tua esistenza guardando le stelle e cerca anche qua di guardare dentro di te. Quindi, per quanto riguarda l'ascesa della piramide, non sussistono le condizioni affinché ci possa nascere, diciamo, con le persone attorno, a te in questo momento, non c'è nessuno, insomma, che valga la pena. Ma puoi trovarne altro, ovviamente. Vediamo la terza stesa, la stesa della stele. Capiamo se l'amore è vicino a te, magari una persona che non conosci o che conosci superficialmente. Vediamo se l'amore è vicino a te. Mescoliamo le carte, vediamo cosa ci dicono in questo caso gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, beh, è venuto fuori il diavolo, quindi che a me è una carta che piace molto, quindi c'è una persona, salutiamo anche Crazy Robby, con la quale possono girare le cose, è una persona con una personalità particolare, solida, che comunque con la quale si può vedere magari di portare un progetto. È una persona che comunque in qualche modo ti è vicina. Il diavolo rappresenta un po' anche una carta di forza, è una persona che ti può cercare e con la quale ci può essere un'interazione, diciamo c'è stata un'interazione, ma è una persona che comunque ti è vicina, che poi c'è venuta la carta del carro dritta, quindi una persona con la quale interagisci magari anche quotidianamente. Vediamo di approfondire un attimino con i tarocchi di Marsiglia, mentre salutiamo Crazy Robby. Vediamo un approfondimento con i tarocchi di Marsiglia. Ricordo di andare a vedere il video che ieri mi sono dimenticato poi un po' di pubblicare, il video della stesa di Venus, che è un video molto interessante, lo trovate sul canale Massimo Taramasco. Allora, tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte, scegliamo le prime tre carte. E, beh, sì, abbiamo un buon connubio, passione, forte passione, sentimenti e trasgressione. Quindi è una situazione che ti può dare entrambe le cose, cioè tutte e tre le cose. Quello che non vedo è un impegno, diciamo, soverchiante, diciamo, logico e razionale, però c'è passione, c'è, come possiamo dire, questo discorso legato alla trasgressione e anche ai sentimenti. Bene, bene, e adesso vediamo dei suggerimenti da parte dei tarocchi Zen, cioè scusate, da parte delle Sibille di Lenormand prima le sibilline di Lenormand, prima le sibilline di Lenormand. Scegliamo le prime tre carte, vediamo cosa ci dicono le sibilline di Lenormand. Bene, bene, interessante anche questa stesa. Queste tre carte, perché abbiamo l'incrocio, che è un bivio, però abbiamo poi l'anello e abbiamo poi le stelle, quindi dovrai fare una scelta, in questo caso probabilmente ti conviene scegliere questa persona che in qualche modo prende anche un impegno poi nei tuoi confronti, ma poi le stelle rappresentano dei significati alquanto positivi, perché le stelle rappresentano la fortuna, rappresentano una persona che potrebbe essere anche una persona da un carattere forte, carismatica, coraggiosa, insomma. Quindi i tempi potrebbero essere dai 4 ai 5 mesi, diciamo, per avere un effetto. E comunque queste sono tutte situazioni fondamentali. Anche l'anello è una carta positiva. L'anello
Perché l'anello ovviamente rappresenta l'unione, l'accordo, l'impegno, la solidità, l'armonia, una persona paziente, anche fedele. Bene, queste sono per quanto riguarda le sibille di Lenormand. Vediamo anche in questo caso dei suggerimenti che ci danno i tarocchi Zen. Vediamo qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Vediamo qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Quante buone qualità! Allora, ti dice, liberati dai tuoi vincoli. Una morale bigotta non va bene e troverai nuove chance, nuove possibilità, troverai un'apertura. Bene, detto questo, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. E passiamo a salutare.